Quanto è forte? Si vede. Fa impressione. Sei contento di aver smesso di giocare? Assolutamente sì, ho trovato qualche animale in passato, okay. Però uno in meno fa sempre comodo. Io mi cambio, vado a cambiare. Sì, My Skills è il format che c'è qua su DAZN, tecnica, tattica, postura del corpo, e poi con Simone dopo vai a marcarlo in campo, va bene? Va bene. Va bene, andiamo. Primo per pressione applicata, recupero palloni. Primo per gol nei top 5 campionati europei nell'anno solare 2021. Quindi la domanda mi è venuta veramente spontanea, ma sei il più forte di tutti o quello che si allena più di tutti, per capire? Sicuramente quello che si allena più di tutti, però in conseguenza divento uno dei migliori. Sì, sì, però i migliori dovete dire voi, sono io, no? No, sì, qui ho lasciato lui stoppato. Sapevo che non riusciva più ad anticipare lui, quindi ho aspettato un po'. Lo sapevo che lui usa spesso il sinistro, dopo è andato a contrastarlo. Quindi tu conosci, studi tanto gli attaccanti? Sì, sì, in mista c'è anche questa, la teoria del lavoro, no? Prima di affrontare un avversario dobbiamo studiare, quindi dobbiamo studiare per sapere qual è la sua forza, la sua debolezza, così mi aiuta in più, no? Mi aiuta in più. Tu sei il numero uno in Italia per pressione applicata sull'avversario, cioè vuol dire che lo segui ovunque. Stasera doveva portarla a giro per il campo e non dargli punto di riferimento, perché Brehm è molto forte nelle palle dritte. Meno forte quando lo porta a giro per il campo. Tu cosa ne pensi? Non so se sarebbe bastato. No, infatti l'ho sentito questo, però questo non sarebbe un problema, perché il mister dice è uno contro uno, non tutto campo. Quindi ovunque andrà lui, andavo pure io, quindi non sarebbe stato un problema. Girati, se la palla è là. Sì, sì. Io sto qua, io sono Vlahovic, tu mi prendi. Sì. Se io mi metto qua, con questa postura del corpo, tu devi vedere palla e me. Tu cosa fai? Io do un passo indietro. Bravissimo. E mi liberi lo spazio davanti. Mi liberi, certo, lo spazio davanti. Certo. Poi tu sei forte, ci arrivi lo stesso. Però io, per non andare a prendere quella palla lì, mi metto qua. Perché tu ti abbassi e vado a prendere la palla lì. Quanto cambia il tuo modo di difendere con l'attaccante? Nel senso, io sono Osimhen, io sono Vlahovic, io sono Ibrahimovic. Tu dai più retta alle tue sensazioni contro Vlahovic perché lo conosci, o quello che ti dice il mister, che è quello, devi fare quello con Ibra, devi fare quello con Vlahovic, devi fare quello con Osimhen? Sì, è 50-50, eh? Faccio il mio, faccio il mister. Quindi quando ho giocato contro Osimhen, l'ho detto, guarda, tu devi prendere sempre 2 metri con lui, perché in profondità, esatto, ti ammassa. Sei, sì, veloce, però lui è il doppio di te. Quindi qual è la posizione che prendi con Osimhen? Io sono Osimhen, la palla è libera, sono in pressione, mi metto così, tu non vieni più a cercare l'anticipo. Mai, okay. Palla libera deve scappare sempre, no? Prendi ancora 3, se Osimhen è 3 metri, 3-4 metri, che lui, di solito lui non piace la palla addosso, a piedi, sempre lui è sempre profondo, bravo. Palla libera, Ibrahimovic, no, la posizione? Con lui puoi stare accanto, che lui non va in profondità così, e non è neanche tanto veloce, quindi è meglio che lascialo prendere piedi e stare attaccato. Cercare di anticipare, perché lui è troppo grosso, no? Quindi sa usare bene il corpo. Andiamo, che lì sono più bravo io, che qui fisicamente non c'è partita. Dentro l'area, l'attenzione cambia o l'attenzione è la stessa che usi a metà campo, dove magari c'è la possibilità di tornare, dell'aiuto del compagno? Qui, sai, qui 20 centimetri, 30 centimetri, se li perdi prendi gol. No, qui deve cambiare, perché qui sta più vicino alla porta, no? L'attaccante qua sono forti, quindi deve stare attaccato. Se io vado a fare un cross veloce, quindi conduzione veloce, non c'è tempo di stop, quindi è una palla che arriva e la devi mettere di prima, tu come ti metti? La postura del corpo? Devi aprire sempre. Ok. Il corpo si apre. Se io faccio questo, tu vieni a lavorarmi davanti? Sì, bravo. La differenza sta lì, è il braccio. Bravo. Io c'ho questo. Un'altra situazione, uno contro uno, Insigne. Punta, rientra sul destro,
e mette la palla a giro. Tu vieni a cercarmi o ti metti sempre in una posizione di distanza? Io vado sempre a marcare. Sempre già addosso? Bravo, ogni area deve sempre marcare. Quindi se Insigne porta palla, qual è la tua... Io qua, io lo guardo qua, ce lo do un pochettino qua, però sto in anticipo, i quattro non mi... E la mano è sempre bravo, questa? Sempre questa. Però così non va bene perché sto dando sempre i miei segreti, no? Quello che stanno mi guardando. Tanto io ho smesso di giocare. Vai tranquillo, però, non lo vede nessuno, vai tranquillo. E quindi tu vieni già a cercarmi. Bravo. Quindi non mi fai prendere la rincorsa. No, no. Ma io sono più bravo, io ti ho studiato, quindi io faccio questo. Io aspetto perché io conosco Insigne e aspetto che lui rientra per fare questo e poi di attaccare. Tu vieni con me? Bravo. Tu lasci così quello spazio lì. Sì, però sto attaccato, però lo so che lui metterà qua. Insigne mette sempre quella palla a giro, ti metti qua. L'ultima cosa, cross dal fondo. Al momento che faccio questo, per prendere una palla dietro, tu vieni con me? Sì, bravo. Questa sì, perché questa qui è più leggibile. Lui so, metterà qua, sempre indietro questa okay, palla. Ok, esatto. Lì sarà, in teoria deve essere coperta, no? Quindi non puoi passare lì. Se passa lì, siamo morti. Quindi dico sempre tu mio compagno. Tu proteggi sempre il passaggio dentro? No, no, indietro qua. Ok. Difensore destro deve chiudere il primo palo, io devo cercare qua. Il difensore di sinistro deve essere qua indietro. Ok, allora io faccio questo movimento e vado a prendermi qua. Tu sei un attimo in ritardo. Mentalmente come le elabori? Vado a coprire il tiro, vengo a contrasto lo stesso rischiando o il rigore o comunque di arrivare in ritardo? Arrivo in ritardo e mi fermo. Tento di contrastare il tiro. Contrastare il tiro? Sì, bravo. Quindi la tua corsa non è più sull'uomo ma un pochino bravo, a coprire porta. Sì, bravo. Esatto, questo. Bravo. Non vieni più no, bravo, dietro a me, no, cerchi di coprire... Bravo. Ogni tanto passa sotto le gambe. Sì, vabbè. Io se riesco faccio passare sotto le gambe, anche il tiro in diagonale. Io sono abituato a fare tipo questo. Apri le gambe. E tirare in mezzo alle bravo gambe. E come mi affronti in questo caso? Intanto se usi il sinistro, se usi il destro, se fai così... No, basta fare questo. E... Parata però questa è parata. Bravo, basta. Sono abbastanza soddisfatto. In Italia, non so se te l'hanno detto, ma cresciamo i difensori dicendo tu lascia girato l'attaccante, offrigli lo scarico, la possibilità di scaricare e il tuo lo hai fatto. A me sembra, vedendoti giocare, che a te questa cosa non basti. Cioè tu vuoi proprio rubarla la palla. Sì, sì, certo. Se rubiamo la palla è una zona offensiva nostra, non possiamo attaccare. Quindi secondo me questa roba di lasciare l'attaccante scaricare, c'è momento di fare questo. Quindi oggi il calcio è cambiato tanto, quindi devi rubare la palla, non solo lasciare scaricarla. Vuoi proprio sradicarla? Bravo, bravo. Così ci sono attaccanti, così rubiamo palloni, lui va fuori di testa, quindi la partita è finita per lui. Sì? Sì. Tu hai fatto sia difesa a 4 che difesa a 3. Sei, come ti ho detto, un centrale atipico e se giochi con Juric o con Gasperini, che tu hai citato, per forza di cose lo sei. Dovessi scegliere difesa a 4 con un compagno un po' più fisso e difesa a 3 cosa scegli? Un po' difficile questo. Però a difesa a 3 sono abituato, no? È così che sono esploso. Quindi se devo scegliere, scelgo difesa a 3. Un'altra caratteristica tua molto importante è l'anticipo. Questo è... contro l'Inter, anticipo, secco su Lautaro, sì, e poi qua l'azione si sviluppa con Belotti che calcia. La difesa loro è schierata, quindi non c'è spazio per andare, loro sono chiusi, quindi l'ho fatto intercepto e andato a difendere dalla mia zona. Quindi hai una capacità anche di lettura tattica, cioè ti senti un giocatore intelligente e ti chiedo, lo sei sempre stato o lo stai diventando? No, sto diventando, quindi per giocare come vuole il mister ci serve anche il cervello, quindi ogni tanto deve scappare, deve andare, quindi non è solo la forza, intercettare, marcare.
Sì, sì, per questo dobbiamo leggere bene la giocata. Quindi lì era in netto anticipo, quindi lo potevo fare. Se sono mese in mese non vado, che lo so che c'è la porta già, quindi lui vai tu per tu con il portiere, quindi io mi fermo. Ma tu senti la fiducia da parte dei compagni? Perché in una situazione del genere la copertura preventiva è fondamentale. Avere qualcuno che dice ok, se Gleison sbaglia devo intervenire. A me sembra, vedendo il resto della squadra, che i tuoi compagni abbiano tantissima fiducia in te, come se tu non potessi sbagliare. Secondo me questo non è sbaglio loro, perché tutti sbagliamo, no? Però dobbiamo conoscere l'avversario. Quindi se lui è veloce, io non posso sempre stare troppo attaccato a lui, perché se lui mi fa un corto lungo, sono morto. Quindi se è un lento, io sono più veloce, io sto sempre attaccato, posso stare già subito su anticipo. Quindi questa azione qua, era in netto anticipo, quindi potevo andare. Se io mi metto dietro e poi vengo incontro, vieni sempre in anticipo. Bravo. Anche se comunque vieni anche forte se sei in ritardo. Bravo, devo andare forte, perché se non rubo i palloni lo so che c'è troppo campo, devo fare fallo. Ok. Ah, comunque arrivi. Bravo, anche se fai fallo. Bravo. Se io la prendo e mi giro, deve girare, io devo stare già addosso, che magari si stoppi male io devo... Vai a rubare. Bravo. Quindi tu non ti prendi un metro e mezzo, stai proprio addosso. Bravo, questo devo stare addosso. Con un passaggio per cambiare un po' la postura, no? Io sono messo così su una palla quasi centrale, passaggio laterale, la postura è... Tu ti metti così. Sì, bravo. C'è un passaggio laterale, io mi giro. Così. Palla centrale, io voglio andare in profondità, mi copri. Bravo. La profondità, perché tu sei forte fisicamente, però c'è un passaggio laterale, io faccio questo. Vieni sempre con me. Ok, oggi te l'ho fatta prendere. Prima difensore doveva solo difendere, adesso deve giocare palloni, deve andare avanti, soprattutto allenatore come Juricic e Gasperini, no? Il nostro mister. So che il tuo idolo è Lucio, però in questo momento storico, quando tu guardi le partite, mi dici l'ultima volta in cui hai pensato, cavolo, quanto è forte questo, vorrei averlo come compagno di reparto. Chi è oggi il tuo riferimento? Van Dijk, secondo me, fortissimo. Quello che sta a Liverpool, no? C'era Sergio Ramos, però adesso sta soffrendo un po' infortunio, però Van Dijk è top, top ruolo. Ti ci rivedi un po', perché dal punto di vista atletico è incredibile, fisico, simile al tuo, e poi però non sbaglia nulla in marcature, in anticipo, è uno che rischia tanto anche. No, sì. Lui è quel giocatore che ce l'ha tutto, no? C'è fisico, c'è palleggio, c'è tutto, quindi è uno forte. Invece in Italia, riferimento? C'è Koulibaly è forte. Faccio vedere un altro video, sempre Torino-Inter, doppio sombrero, e poi qua ti butti dentro, e c'è una cosa che mi ha colpito, che qua non crossa e tu ti arrabbi. Sì, perché io dico sempre ai miei quinti, no? Che quando rubo palle e vado in area devi metterla sempre. Se no faccio solo una corsa, no? Rubo palle e faccio una corsa inutile. Quindi metto la palla che magari cerco di fare gol. È successo contro Sassuolo. E ho preso palo, no? Traversa. Quindi per poco non ho fatto gol. Quindi quando arrivo lì in area sono un po' pericoloso. Personalmente mi piace fare gol, quindi anche lui, no? A mister. Ogni tanto quando vado lì in area, pure lui sa, deve mettere il pallone. Non è spesso faccio gol, però beh, qualcosa creo. Sì, assolutamente. Però adesso ci spieghi il gol, come nasce, da dove nasce, se lo fiuti, se pensi che la palla va a finire là, se ci arrivi fisicamente. Devi vivere e devi sapere che chi calcia il calcio d'angolo. Mandragola, di solito lui calcia in mezzo. Io difendo adesso e tu attacchi. Brava, di solito lui calcia in mezzo, no? Quindi devi stare qui, arrivare in corsa e stare bene. Ogni tanto quando facciamo schemi devi mettere sul primo palo, tu lo sai che vai a finire là. Esatto. Se non fai primo gol, se non lui non fai gol subito, finirà là. Quindi devi vivere. Ce l'hai 3 secondi, 4 secondi per leggere. Meno. Beh, bravo, è troppo. Meno. Soprattutto se batte Mandragora, perché ha il tiro molto forte. Molto forte. Sì, ha fatto tantissimi gol. Cioè, ha i numeri straordinari, ma anche i numeri dei gol. Io sono un po' invidioso di sta roba qua, perché... Però preferisci andare lì
o dietro? Preferisci una marcatura a uomo che ti rapporti con lui o andare a saltare contro una difesa a zona? A zona, perché riesci a prendere il terzo tempo. Il terzo tempo, bravo. Se stai troppo attaccato, dopo è difficile. Come te, perché tu sei così. Bravo. Quindi io già so in testa che devo cercare di stare vivo, perché la palla rimanerà lì. Che di testa loro mi faranno... Ti prende quello più forte bravo, loro. Bravo. Sì, io non ho usato il braccio, ora uso il braccio. Quanto ti aiuta un braccio? Tanto. Mamma mia. Sembra... Per questo hai anche il braccio, bravo. Perché poi devi tenere lontano Ibrahimovic. Ci ho provato. Tanto adesso non gliela faccio prendere, vai. Quest'anno sei molto forte. Sei molto forte mentalmente, sei e si vede. Quindi nella stessa partita riesci a tenere quella forza mentale anche se fai un errore, se ti frega, se vedi che incominci a perdere il duello? No, sì, questo è, come hai detto tu, no? Devo essere forte mentalmente, questo conta tutto, questo è 80-90%. Quindi se si sbagli non puoi lasciare condizionare la partita, devi stare sempre attento perché ogni errore, un giocatore in Serie A, sta giocando in Serie A, fanno gol, quindi devi stare sempre attento. Tu vuoi fare la storia o mi rispondi, penso, anno per anno, partita per partita? Perché a me sembra di star parlando con uno che può lasciare una traccia importante. Lo senti? Sì. Quando ho iniziato questo, da 2 anni e mezzo, ho sempre voluto lasciare, fare una gran carriera, una grande storia. Quindi voglio fare storia, voglio superare il mio limite, no? Sempre, ogni anno, come Ronaldo, come Messi hanno fatto, questo... E cerco sempre di fare, per questo voglio sempre migliorare.